Siamo qua oggi, ci è venuto a trovare Jacopo Dal Masso e la sua maestra Marisa Milanese. Jacopo è un giovane danzatore che ha vinto un premio importante. Ciao Jacopo, io ti do Ciao. del tu perché tu sei giovanissimo, hai compiuto da poco 18 anni, giusto? Sì, giovedì Quanto? scorso. Ah, quindi auguri, auguri anzitutto. Raccontaci un po'. Che premio hai vinto? Anzitutto facciamo una piccola premessa. Tu sei un allievo Liceo Teatro Nuovo. del Liceo Teatro Nuovo, del quale fa parte la maestra che poi magari ci racconterà qualcosa del liceo. Però anzitutto, tu che premio hai vinto? Allora, io ho partecipato a questo concorso a Catania, che era la selezione, una semifinale, una finale europea per lo Youth American Grand Prix, che è per numero di partecipanti il concorso più grande al mondo. E appunto a Bellissimo, Catania ci questo siamo premio. ritrovati da tutte le parti di Pensare. Europa e in più sono È un arrivati po' sgrana partecipanti per dagli gli Stati Uniti, occhi. da Israele. Eravate in tanti, vero? L'hai detto Eravamo prima. 400. E nella mia categoria di selezione 35 e poi le finali erano tutti assieme sui partecipanti. Ecco, fermiamoci un attimo, facciamo parlare Marisa, perché c'è da dire, io ti ho presentato come un ballerino, però tu stai studiando danza classica, ma la tua specializzazione è quella di danza moderna. Se magari la maestra ci dice due Ma paroline. Jacopo frequenta la quarta liceo in questo momento e lui studia tutte le discipline, danza classica, danza contemporanea, repertorio, tutte le materie inerenti al suo indirizzo di studio. Però diciamo che, come appunto abbiamo verificato anche in questo concorso, la sua, diciamo, predisposizione maggiore per la danza contemporanea, perché ha un grande talento interpretativo e ha un buon movimento, quindi si presta molto a interpretare le coreografie. Ecco, voi vi aspettavate questa vincita di Allora, noi Jacopo? siamo sempre molto coi piedi per terra e siamo partiti molto tranquilli, molto senza nessuna pretesa. E questa è stata proprio la bellezza della finale, questa sorpresa ovviamente meritatissima, però è sempre bello affrontare i concorsi così, secondo me. I ragazzi devono sapere che è sempre un imprevisto il concorso, non si sa Chiaro. mai se la giuria come si affronta il palcoscenico, come si può rendere, e Jacopo in questo è stato molto bravo. Ha sorpreso molto la giuria ed è piaciuto proprio a livello sia per la coreografia che ha presentato e per la sua interpretazione. Ecco, diciamo che la peculiarità proprio del Liceo Teatro Nuovo è questa, che voi ai ragazzi, oltre che dare una formazione sia culturale, abbiamo visto Jacopo parli benissimo inglese, adesso ti farò poi qualche Sì. domanda. Però adesso volevo continuare a chiedere a Jacopo, ma come hai fatto a sbaragliare 400? Cosa hai fatto? Li hai, non lo so, li hai pagati tutti i 400? No, No. però è stata una sorpresa, come diceva prima Marisa, soprattutto per me, e anche perché conoscendo diversi partecipanti delle edizioni passate, cioè un livello altissimo, sono molto preparati e comunque riuscire anche solo ad arrivare in finale a Catania, non mi aspettavo di ricevere un premio, è stata una soddisfazione molto grande. E il partecipare in futuro a questa finale a New York sarà un sogno che si realizza. Ecco, perché la cosa importante è proprio questa, tu sei venuto qua oggi, perché tu presto partirai per New York. La finale che si svolgerà a New York è a marzo, dal 21 al 27 di marzo. E sì, si spera di poter partire, di poter partecipare a questa occasione, a questa opportunità, in uno dei teatri più grandi e più importanti al mondo. Ecco, ma tu quando hai deciso di diventare ballerino, di diventare danzatore? Perché mentre per una ragazza è una cosa un pochettino più scontata, per un ragazzo in genere fare danza non è una scelta così scontata e neanche così facile, perché insomma il ballerino è sempre associato, nonostante anni, a un po' effeminato, un po' efebico, cosa Sì, che è tutto il io. contrario di quello che sei tu. Ecco. Grazie. Io ho iniziato tardi a studiare danza, infatti ho iniziato all'età di 13 anni,
a Cuneo, del paese da cui io arrivo, e sono trasferito a Torino, vivo in collegio appunto per frequentare questo liceo che ricordo è l'unico in Italia per adesso a essere, a darci questa opportunità. E il sogno è nato un po' in una maniera un po' strana, più per accontentare la famiglia, mia sorella e mia mamma. Poi la passione mi ha travolto e sono venuto qua a Torino e si vedrà adesso sul futuro. Ecco, Marisa, quali spettacoli ha già preso parte Jacopo? Ma Jacopo ha ballato nel Cavallino Bianco, che è stato messo in scena l'anno scorso insieme all'orchestra, quindi ha ballato già con l'orchestra, e all'Asino d'Oro, anche un preside speciale, molto carino, bello. È creato proprio sui ragazzi, molto bene. E poi io ancora il signor Bruschino, 2 anni fa il Mago di Oz con gli studenti del liceo, quindi ha già un curriculum bello bello pieno. Ecco, qual è il tuo obiettivo finale, cioè qual è il tuo sogno? Il sogno, penso, per tutti quelli che affrontano questa scelta sia quello di poter ballare e di poter vivere ballando nel proprio futuro. E poi in un futuro mi piacerebbe anche insegnare e, perché no, coreografare. Allora, 2 domande. Una, se c'è una ballerina con la quale ti piacerebbe danzare, il tuo sogno? La ballerina che ritengo essere la migliore è la Sylvie Guillem, però un'altra ballerina con cui sarebbe un sogno poterci lavorare assieme è la Polina Semyonova del Bolshoi di Mosca. Ah, quindi insomma tutti nomi abbiamo, giustamente se dobbiamo sognare, sogniamo in grande. E non c'è un palcoscenico? Io penso ad esempio i danzatori classici hanno un palcoscenico il quale ambiscono. Tu, per chi fa danza come la tua, esiste anche un palcoscenico oppure... Ma la penso magari a Broadway, non so. No. Allora, per quanto riguarda la danza contemporanea comunque viene svolta dalle stesse compagnie classiche in una parte a sé della produzione, e i palcoscenici e i teatri sono gli stessi delle grandi produzioni classiche. Un sogno sarebbe poter ballare o negli Stati Uniti oppure in Germania, Belgio e Olanda, in queste zone o dell'Europa o negli Stati Uniti. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo i teatri più belli del mondo. Ah, sì, certo. E quindi veramente girando anche solo con gli spettacoli, affiancando una compagnia, hai veramente la possibilità di entrare in teatri che hanno una storia stupenda, meravigliosa, come la Scala. Ecco, chi hai comunicato per primo la vittoria? Marisa mia. A Marisa, non ai genitori, era accompagnato anche da Antonio Della Monica, che è il suo maestro di danza contemporanea, che è anche mio marito, per cui c'era tutta un giro di telefonate. Jacopo è passato, Jacopo ha vinto, sì. E quindi è stato... Poi sì, la prima persona della mia famiglia che l'ha saputo è stata mia madre e mia sorella. E cosa ti hanno detto, visto che sono loro che ti hanno un po' spinto, diciamo, questa carriera? Erano contenti, non ci credevano neanche loro, però siamo stati tutti soddisfatti. No, anche perché ha fatto un bel percorso Jacopo.